all'andata non grandissime emozioni, ma comunque insomma, ce l'ha detto anche Pavel, sarà un'altra Udinese, ne siamo sicuri. E ne parliamo con Andrea Della Maggiore, giornalista di mondoprimavera.it. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Andrea, allora partiamo subito dalla partita di Perugia. Che tipo di avversario è la squadra ombra? Si presenta come un avversario ottico perché sta facendo la seconda parte della stagione di buon livello, così come l'Udinese. Diciamo che le due squadre hanno avuto un andamento parallelo. Il Perugia è andato forse un po' peggio nella prima parte e adesso si sta riscattando nella seconda parte della stagione. C'è una motivazione alla base di tutto questo perché sono stati fatti scendere alcuni giocatori che poi si sono rivelati fondamentali dalla prima squadra, tra cui Pottebon e Zebli, che sono diciamo le punte di diamante. Hanno già esordito in B e quindi sono i giocatori insomma, più in vista di questa formazione. Sì, scusami. No, Dimmi. dicevo, un avversario sicuramente difficile da affrontare, ma insomma, secondo te questa Udinese ha qualcosina in più rispetto al Verona, almeno è quello che dice la classifica. Certo, ovviamente anche al di là della classifica, anche sotto il profilo del gioco, l'Udinese ha delle motivazioni in più, anche perché a differenza del Perugia lotta per qualcosa che sono i playoff. Il Perugia diciamo fa il campionato, il cosiddetto campionato degli altri, cercherà sicuramente di arrivare prima fra le squadre che non puntano ai playoff. Però diciamo che sotto appunto il profilo delle motivazioni l'Udinese è in vantaggio, ecco. E c'è anche da dire che dovrà fare però una partita diversa rispetto a quella che si è vista contro il Milan, perché ci sarà necessario mettere in campo da subito tutte le forze e puntare ad andare in vantaggio subito e chiuderla, perché più il tempo passa, più questo va a vantaggio degli avversari che vengono a Codroico sostanzialmente come l'Udinese è andata a Milano, cioè per cercare di andare in vantaggio e amministrarlo. Voi di mondoprimavera.it comunque non lasciate nulla al caso, seguite ovviamente tutte le squadre, seguite anche il Milan. E allora quanto è stata grande la sorpresa di un Udinese che è andata a sbancare il Bismarck? Ma se di sorpresa non si può parlare perché l'Udinese è una squadra solida, ce l'ha dimostrato in tutto questo campionato, soprattutto nella seconda parte. Però si può dire che ha fatto una partita da manuale del calcio perché si è difesa bene, è andata in vantaggio, ha saputo amministrarlo e poi nell'episodio è stata più fredda. Parla della messa in aria in cui Bocnic ha segnato il gol del vantaggio, tra l'altro gli faccio complimenti nel studio. E poi sul rigore parato da Meret nel finale e anche sulla parata che ha fatto all'87esimo su Vido. Diciamo che se si guarda il dominio territoriale, Milan non meritava di perdere, però dal punto di vista dell'occasione le due squadre hanno avuto lo stesso numero, quindi si può dire che l'Udinese ha vinto negli episodi, si è dimostrata migliore. Noi abbiamo ospite Pavel in studio, l'hai già salutato. Io ti chiedo un giudizio da esterno, ecco, sul capitano dell'Udinese Primavera, perché insomma saluto io, sono abbastanza di parte. Se magari lo dai tu che segui un po' tutti i gironi del campionato Primavera, ecco, che tipo di giocatore è Pavel Buchnevich? Pavel è un centrale di difesa molto forte fisicamente e si dimostra fondamentale soprattutto nei calci piazzati, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Credo sia già al quarto gol quest'anno, quindi sicuramente una risorsa in più, soprattutto in queste partite in cui l'Udinese tende a soffrire un po' di più e quindi a sfruttare al massimo questa occasione di palla inattiva. Faccio di nuovo i complimenti a Pavel perché sta facendo una grande stagione e gli auguro al più presto di poter anche salire in prima squadra e esordire. Grazie. Di nuovo? Insomma, è stato particolarmente bravo, solo grazie. Non bastava. Grazie Andrea, te lo dico anch'io. Ci risentiamo settimana prossima, ovviamente sperando di commentare una vittoria sul Perugia e poi per parlare, come al solito, dei prossimi avversari. Ciao e ringraziami tutta la redazione di mondoprimavera.it. Grazie a voi, buona giornata, ciao. Vabbè, sono 4 gol.